Buongiorno a tutti quanti, ritorniamo un pochino, mi abbassi leggermente? Grazie. Ritorniamo dopo un po' di tempo qua in chiesa, abbiamo avuto un periodo di vacanza, un pochino su tutti quanti, siamo stati in giro, siamo stati a riposarci, siamo stati in posti belli, a trovare parenti, amici, oppure soltanto a rilassarci. Rientriamo durante questa settimana e ci sono state persone che hanno approfittato per rilassarsi, per fare bagni. Io normalmente le vacanze le approfitto per leggere. Siccome non leggo durante l'anno, bene, più o meno leggo molto, ma alla fine leggo le cose che mi piacciono. In vacanza ho letto un libro che è questo qua, lo vedete nell'illustrazione, è un libro di qualche anno fa che è stato fatto da Compassion, che è la ONLUS, la carità che si occupa dei bambini, dell'adozione a distanza di bambini. Compassion è un'organizzazione cristiana, che lo fa proprio in nome di Gesù. Infatti il motto di Compassion è liberare i bambini dalla povertà nel nome di Gesù, lo vedete nel logo. Oggi facciamo in un'altra maniera, non ci sono punti, per cui se avete una Bibbia vostra, la aprite in questo momento al versetto di Proverbi 3, 5 e 6. Se non avete una Bibbia, la rispondo ci sono le Bibbie. Proverbi 3, 5, 6. Nel frattempo che la trovate vi racconto un pochino di questo libro. Questo libro è composto da, si intitola 58 voci contro la povertà, e sono 58 in ossequio al capitolo 58 di Isaia, che è un capitolo molto importante che parla proprio di come i credenti devono agire contro la povertà. Allora, che cosa hanno fatto? Hanno preso 58 leader italiani e anche stranieri, e gli hanno fatto fare delle brevi meditazioni, delle piccole meditazioni per quanto riguarda il capitolo. Da qualche parte ci dovrebbe essere la mia Bibbia, un libro, se me lo potete dare, da dietro, così che ve lo faccio vedere anche fisicamente il libro. Ne abbiamo purtroppo soltanto una copia qua, è molto bella questa. E vorrei condividere con voi una delle storie di questo libro. E si tratta della storia scritta da Wes Stafford, che era stato in passato presidente di Compassion. Si chiama Semi e Fede, e comincia proprio con il pezzetto di Proverbi 3:5-6, che è questo qua. Confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconosci in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Questo dice così. Non pioveva da oltre 10 mesi, andiamo abbastanza lento così che Matteo possa andare per dire. Non pioveva da oltre 10 mesi. Ero a cavallo, l'unico mezzo per arrivare a Gardon, un villaggio di Haiti, arroccato sulla montagna. La regione era stata colpita dalla siccità. La carestia stava raggiungendo il punto di spicco. Viaggiavo con alcuni rappresentanti di altre missioni con cui dovevamo verificare quale fosse la situazione a Gardon.
e determinare gli interventi a lungo termine destinati ai bambini del luogo. Avvicinandoci al villaggio, notammo che nei campi ormai aridi e sassosi si affollavano uomini, donne e bambini, punti sotto il sole d'oro. Forse sanno che la pioggia sta per arrivare, pensai, e stanno seminando i campi. Che bella notizia! I miei amici ed io rimanemmo sbigottiti allorché scoprimmo che tutta quella gente non stava seminando il mais, ma stava scavando il terreno a mani nude per estrarre i semi giorni a tardi. Una donna ci spiegò che ogni volta che le nuvole erano comparse al orizzonte, tutti gli abitanti del villaggio erano corsi nei campi a preparare per la sera, ma le nuvole erano sempre scomparse. Prima ancora di aver lasciato cadere una sola goccia di pioggia sul suolo stellato. La gente non poteva permettersi di lasciare i segni in pasto alle formiche e ai topi, così che stava raccogliendo dei buoni. In preda alla disperazione, ridotti alla fame, gli abitanti del villaggio avevano iniziato a mangiare i segni che potevano racchiudere la promessa della loro sopravvivenza. Smontai da cavallo ai margini di un campo e mi inginocchiai accanto a un uomo anziano. Fianco a fianco strisciammo lungo il campo rinsecchito, risotterrando i semi di gran gruppo, semi dopo semi. Le mani del vecchio, logorate dal lavoro, riponevano ognuno di quei preziosi granelli dentro una forza di tela che si trascinava sul mio fianco. Avevo il cuore a pezzi, mi sentivo un fallito. Ero un giovane operatore in missione per Compassion International e mi dedicavo animo e corpo a migliorare le condizioni di vita del popolo straziato. Eppure, eccomi lì, incapace di provvedere a ciò di cui quella gente coraggiosa nella sofferenza aveva più bisogno. I miei occhi si riempirono di lacrime di frustrazione e di dolore. Mi sedetti per asciugarmi il viso, ormai sporco di fame. L'anziano contadino allungò una mano e cosa verso di me per confortarmi. Fratello mio, disse, non devi piangere, Dio è tanto buono, domani probabilmente pioverà. Incredulo, guardai quegli occhi arrossati e quel viso logorato dal tempo. Non vi scorsi ingenuità, ma bensì speranza, fiducia e una pace profonda. Nonostante la drammaticità delle circostanze, la gola di arse e lo stomaco vuoto, l'uomo si rifiutava di arrendersi. Mi ricordai così di Giove. Ecco, mi uccida pure, o continuerò a sperare, dice Giove 13:15. Nonostante fosse debole il mio corpo, era forte nella fisica, al tramonto arrancammo insieme fino a una piccola capanna di fango per trascorrermi la sua. Ero profondamente colpito dalla fede coraggiosa di quel uomo e mi sentivo come un bambino che sbalordito camminava accanto a un essere straordinario. Quando la mattina dopo ci svegliai, il villaggio era immerso nel silenzio, eccetto che per un forte scrosciare della pioggia. La gente aveva lasciato di buona mattina il proprio giacinto per precipitarsi verso i campi e piantare nuovamente quando era rimasto nello seme. Mentre mi avvicinavo al campo del mio anziano amico, lui si alzò, il viso stirato di fango, con la pioggia che gocciolava dalla punta del naso fino al suo enorme sorriso. Non disse una parola, si mise solo a ridere, puntando un dito verso il cielo, in segno di lode. Non dimenticherò mai quel momento. Questa era la storia, una storia che è basata su questo versetto. Confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà di quel sentiero. Sapete, nel versetto ci sono tre verbi messi all'imperativo. Il non voglio farvi
è una lezione di grammatica, ma il verbo imperativo significa un verbo che ti spinge a fare qualche cosa. Stai zitto, siedi, alzati, è un ordine, l'imperativo è un ordine. E ci sono tre ordini in questo senso. Il primo è questo: confida. Guardate un esempio, confida, è un ordine, confida. Il verbo in ebraico è barak, significa niente, per quello non perché non ho studiato l'ebraico, però tanto è. Che significa però non confidare, ma affrettarsi verso un rifugio, affrettarsi, correre verso un rifugio. L'idea è proprio questa, quella di correre verso un rifugio. Quando c'è una difficoltà, il versetto ti dice corri verso un rifugio. Nella Bibbia sono moltissime volte in cui Dio è visto come un rifugio. Mi dai la prossima slide? Questo è forse quello, il versetto più famoso della Bibbia, dove c'è un elenco di quello che Dio è per Re Davide, secondo Samuele 22:2-3, che dice così: il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio, il mio asilo. Tutto questo è per Davide, il Signore. E tutto questo è per noi, il Signore. È un rifugio. Ciò che chiede il Signore non è semplicemente la preghiera, non è semplicemente un portale. Anche. Non è semplicemente di obbedire ai suoi comandamenti. Anche. Non è semplicemente di parlare di lui agli altri evangelizzando. Anche. Ma non solo, una delle cose più importanti che ti chiede il Signore, che ci chiede il Signore come credenti, è quella di vederlo come il solo rifugio, soltanto noi, non altri, non altre persone, non altri enti, non altri dei, ma solo lui, soltanto lui. L'unica cosa a cui rivolgersi quando? In qualsiasi momento che c'è un problema, da piccolo a grosso, dal raffreddore al buio, alla vita. Qual è la caratteristica del rifugio? Se voi doveste rifugiarvi adesso, come scegliereste il vostro rifugio? Questa è la domanda, mi dovete rispondere. Come scegliere un rifugio? Se tu ti devi nascondere, se c'è qualcuno che ti insegue, come lo scegli? Sicuro, ok? Poi? Altro? Come? Dove? Per cui lontano da qualche parte. E questo è il concetto. Il Signore è un rifugio, come dice Lucia, sicuro, è sicuro. È un posto lontano, riparato, dove nessuno ti può raggiungere. È il Signore il rifugio. Se mi rifugio nel Signore, gli altri non potranno trovarmi, non potranno portarmi via dalla sua protezione, perché sarò protetto e sarò nel Signore. Questo non significa che tutte le cose vanno nel verso giusto. Questo non significa che salverò questa mia vita, che tutto quanto mi sarà propizio. Qualche volta sì, altre no. Poi vedremo che è importante rifugiarsi nel Signore alla fine di questi versetti. Il secondo imperativo, mi porti dietro il versetto, è il secondo verbo all'imperativo, è non ti appoggiare. Non ti appoggiare. Il verbo ebraico è shaham, che significa supportarsi, sorreggersi da solo. Ora, è un po' strano sorreggersi da solo. Quando uno pensa a sorreggersi, significa che ti devi appoggiare su qualche cosa. E qui il verbo ti dice che non ci dobbiamo smetterla di appoggiarci su noi stessi. Se tu provi a appoggiarti su te stesso, fai il tocco. Perché devi reggere te stesso più il peso di te stesso. Per cui fatichi due volte. E quello invece che noi tendiamo sempre di fare, di appoggiarci su un
di noi stessi, di far sì che le persone credano, che noi crediamo che possiamo, tentando, provando, essendo bravi, preparati, forti, allenati, che possiamo farcela da noi, che possiamo farcela. Tendiamo a pensare che l'impegno porta sempre alla vittoria. Ora, un attimo, è vero, l'impegno è una cosa fondamentale per la vittoria, ma se noi ci impegniamo a sorreggerci da soli, non è più l'impegno che ci porterà alla vittoria. Molte volte è così, altre volte la situazione non cambia, anche se ci impegniamo, anche se facciamo del nostro meglio, alla fine le cose non cambiano e ci affatichiamo a prendere. Per cui il comandamento ci dice, non ti appoggiare su te stesso, smettila di far fede soltanto sulle tue personali. Terzo verbo all'imperativo, terzo ordine, riconosci tutte le sue opere. In ebraico è Yada. Riconoscilo, Yada significa molto semplicemente sapere. Sapere. Devi sapere. Sapere che Dio c'è. La Bibbia dice che devo sapere che tutto quello che accade, accade perché Dio lo vuole o perché Dio lo permette. Lo ripeto, tutto quello che accade sulla terra accade perché Dio lo vuole o Dio lo permette. Questo è il concetto. Non tutto quello che accade nel mondo è buono e non tutto quello che accade nel mondo piace a Dio. Dio lo sa e lo permette, e permette che succedano le cose brutte semplicemente perché le cose che brutte che accadono è perché viviamo in un mondo caduto e non è colpa di Dio, è colpa della nostra natura, della vita, che succedono quelle cose. A Dio non piacciono gli omicidi, a Dio non piace la povertà, a Dio non piace quello che di brutto accade, le guerre. È per questo che no, questo posto è soltanto un posto di passaggio, e dall'altra parte, nel mondo vero, tutto questo verrà cancellato, perché quello è il mondo che Dio piace. Questo, gran parte di quello che accade qui, non piace a Dio. È per quello che ha mandato Gesù a portarci via, a renderci consapevoli che questo è un passaggio da una vita che è, che è soltanto l'ombra di quello che sarà la vita futura, che dice, come dice il versetto dice che se confidiamo, se non ci appoggiamo, se riconosciamo, allora Dio farà una cosa stupenda. Se facciamo tutto questo, se obbediamo ai tre imperativi, c'è un versetto che ha un futuro in questo punto. Quello che accadrà. Se fai questo, allora Dio appianerà i tuoi sentimenti. In alcune Bibbie, soprattutto in quelle inglesi, c'è scritto dirigerà, oppure farà in modo che. Appianerà. L'ebraico yasha significa rendere qualcosa dritto o liscio. Rendere qualcosa dritto o liscio. Attenzione a quello che il versetto dice e a quello che il versetto non dice. Il versetto dice che Dio appianerà, renderà dritti e lisci. Ma non dice che i sentieri saranno dritti e lisci. Ve lo ripeto. Il versetto dice che i nostri sentieri saranno pieni di buche e storti, ma che con l'aiuto di Dio saranno come se fossero dritti e lisci. Il sentiero rimane sentiero, le buche rimangono buche, le curve rimangono curve, ma il Signore farà sì quelle curve, quelle buche, noi non le sentiamo, le sentiamo in vita. È il concetto dell'ammortizzatore. Voi perché avete gli ammortizzatori sulla macchina? Non per supportare il vostro peso, ma perché andando sulla strada piena di buche,
piena di buche, voi siete esposti. Provate a togliere i vostri ammortizzatori. A me spesso è capitato di guardare una macchina dove c'erano gli ammortizzatori scarichi. Non si guida. Perché prima cosa in curva non tiene, perché gli ammortizzatori servono perché la curva non ti butti fuori, e gli ammortizzatori servono per non sentire tutti i sobbalzi. Fare una, io mi ricordo ancora di un viaggio fatto con una macchina dove avevamo gli ammortizzatori scarichi, era in Africa, in Zimbabwe, ci hanno dato questa macchina dove non c'erano ammortizzatori in pratica. Ora le strade dello Zimbabwe non è che sono praticamente molto buone, somigliano molto a quelle della provincia di Tempo, questo è da dire, ma ci sono alcune strade che sono ancora molto peggiori, e avevamo questa macchina senza ammortizzatori in una strada piena di chi era con me in macchina che avevo perso? Beh, che tu eri nella macchina con me, no, non so chi avevo, altre persone. È stato un viaggio drammatico. Le persone che sono andati, che sono venuti con me all'andata, hanno detto: senti, possiamo andare con Giuseppe, c'era una gita, con gli ammortizzatori buoni? Hanno detto: guarda, abbiamo mal di macchina, questa strada è dritta, è piena di buche. È un viaggio tremendo girare senza ammortizzatori. Se tu giri senza Dio, sei senza ammortizzatori. Le strade, le buche della strada le sentirai, le curve le sentirai tutte, tenderanno a buttarti fuori dalla strada. Ora, tu potrai dirti che cosa c'entra tutto questo con l'episodio del libro che abbiamo letto. Allora, nell'episodio, nel racconto di Wes, ci sono due protagonisti. Uno è il missionario. L'altro protagonista qual è? L'anziano, specchio. Per cui, chi dei due tra il missionario e l'anziano si sta appoggiando su se stesso? Chi dei due faceva conto su quello che poteva fare per portare cibo e alla fine piange? Perché non riesce a portare il missionario, nonostante avesse studiato, colui che aveva studiato la Bibbia, la conosceva, era lì per portare una parola di conforto, e invece è quello che piace. E invece c'è l'altro, il vecchio, colui che dovrebbe essere stato confortato dal missionario, colui a cui il missionario avrebbe dovuto portare la soluzione ai suoi problemi, invece è quello che con un grosso dito, con un grosso sorriso, punta il dito verso il vero protagonista della storia. Il missionario si era appoggiato su se stesso, il vecchio contadino si sta appoggiando su Dio. Lui sa. Colui che ha tanto studiato la Bibbia non sa, e invece lui sa. Il contadino crede, le parole sono queste: Dio è tanto buono, forse domani è tanto semplice, forse domani non gli sono serviti anni di Bible College, di collegio biblico, non gli è servito di sapere la Bibbia dall'altra, ma non gli è servito la scuola domenicale, gli è bastato sapere che Dio è buono, e questo è quello che ci ha detto il suo cuore, questo è quello che ha detto il cuore della relazione. Questo è un messaggio breve che finiamo qua. Modello Steam, 23 minuti credo sul display, così che non mi ammoniscono i miei collaboratori. Però voglio farti riflettere su tre cose. La prima è questa: stai confidando su Dio oppure cerchi con la tua logica, appoggiandosi a te stesso, di far scomparire le buche e le curve dai tuoi sentieri? È quello che spesso facciamo noi, anche se siamo fedenti da tanto tempo, anche se crediamo in Dio, anche se sappiamo che abbiamo Dio buono, alla fine tentiamo di rendere dritte le nostre strade storte da sotto, e invece di avere una via dritta semplicemente andiamo fuori strada, perché tentare di non fare una curva quando la curva c'è significa che va fuori strada.
sei consapevole, riconosci, sai che tutto quello che accade è voluto da Dio, permesso da Dio. Lo sai che tutto quello che accade, che dal momento in cui ti sei alzato questa mattina, o alzata questa mattina, al momento in cui andrai a letto, Dio sa tutto quanto il percorso, sia di buono che di brutto, ti accadrà. Lo sai? Sai che Dio è presente ad ogni momento della tua vita, che è lì presente e sta soltanto aspettando che tu ti giri e punti di dove sono lui. Se ti apprendi verso il rifugio che Dio ha provveduto, allora, se ti appoggi, se non ti appoggi su te stesso, se sai che Dio è in controllo, allora avrai il migliore ammortizzatore che sia mai stato. Il rifugio che Dio ha provveduto si chiama in una maniera sua, Gesù. Solo Gesù è il rifugio per la tua vita. Questo non significa che se hai accettato e stai seguendo Gesù non avrai paura, abbiamo scritto qui. Ma significa che gli ammortizzatori della tua vita saranno tanto più efficaci quanto più grandi saranno le buche che si prospettano sul tuo territorio. Saranno degli ammortizzatori che si adattano alla grandezza della tua vita. Perché Gesù è in controllo, perché Gesù ha tolto tramite la sua morte e la sua risurrezione la buca più grossa, che era la morte seconda, la morte dell'anima, la morte che non era riparabile. La non presenza per il perenne alla presenza di Dio. Un'ultima riflessione. Qui c'era un missionario che aveva studiato a fondo la Bibbia, aveva studiato tanto, era andato lì, probabilmente aveva fatto anche un corso prima di andare a Haiti perché fosse pronto per aiutare le persone di Haiti. E come lo ritroviamo? Lo ritroviamo in ginocchio piangendo. Dall'altra parte abbiamo il contadino che conosceva appena la Bibbia, appena la legge, e lo troviamo in pieni e sofferenti. Dio non risponde ai nostri gridi di appello perché abbiamo conoscenza della Bibbia. Dio non risponde a noi se siamo dei teologi, se siamo degli studenti biblici, se leggiamo la Bibbia tutti i giorni. Attenzione, è fondamentale, l'ho sempre detto, leggere la Bibbia ogni giorno, più volte al giorno, è la maniera con cui tu stai parlando con il tuo Signore, una delle maniere. Ma leggere la Bibbia non è sufficiente se tu non sei disposto a credere che Dio è in controllo. Il missionario che aveva fede sapeva che Dio opera in miracoli, ma il suo errore era stato fermarsi a guardare il mondo con la logica umana. La logica umana qual era? C'è una siccità che c'è da tanto tempo, da 5, 6, 7 mesi. Non vedo una nuvola all'orizzonte. Le previsioni del tempo mi dicono che non pioverà. Ergo, quindi, la situazione è disperata. Il contadino non si è fermato a guardare questa logica, di guardare la situazione con la logica del mondo, ma si è concentrato sulla grandezza e sulla bontà di Dio. Dio è buono, detto. Dio è buono, forse pioverà. E Dio ama rispondere a coloro non che guardano il mondo, non per quelli che guardano il mondo, ma che guardano lui e che anche si affidano. Qualsiasi difficoltà tu ti trovi, ora o in futuro, fai queste tre azioni. Confida in Dio, rifugiandosi fra le tue braccia. Le braccia di Gesù sono lì pronte, Padre, aiutarti. Non ti appoggiare su quello che come uomo pensi possa accadere, ma riconoscilo. Sai che Dio è presente al ogni tuo momento, che non si è dimenticato di te, non si è dimenticato, ma che è lui il controllo della situazione e che non risponde alla logica del mondo, ma risponde alla quantità di fede che tu poni sulla tua vita.
Signore, grazie per essere il nostro Dio. Grazie per essere quello che dice Davide. Signore, tu sei la mia rocca, tu sei la mia fortezza, il mio liberatore. Se tu mi hai ascoltato in questo momento, prega insieme a me queste cose nel tuo cuore. Sì, Signore. Io alla stessa maniera di Davide voglio proclamare oggi questo. Ti dico, Signore, che tu sei la mia rocca, tu sei la mia fortezza, tu sei il mio liberatore, tu sei il mio Dio, tu sei la mia luce, tu sei il mio rifugio, tu sei il mio scudo, tu sei il mio potente salvatore, tu sei il mio alto rifugio e tu sei il mio asilo. So che tu non ti sei dimenticato di me, Signore. Che tu sei in controllo e che tu mi vedi. Per questo io metto la mia fede in te, perché so che tu sei buono e voglio seguire te. Tutte queste cose io le prego nel tuo santo nome, Signore.